Huawei qui dall'evento di Milano, e questo è il Huawei G7, lo smartphone da 5.5 pollici, presentato all'IFA e lanciato verso fine mese. Come potete vedere, il dispositivo si presenta veramente molto bene a livello estetico, anche perché ha una scocca, un body in alluminio, e troviamo delle dimensioni veramente molto strette in base allo schermo. Infatti abbiamo soltanto 7,6 mm di spessore, a fronte invece di uno schermo di 5,5 pollici in HD. Troviamo anche l'LTE in categoria 4, quindi riusciamo a scaricare 1 GB in solo un minuto, batteria da 3000 mAh, quindi per riuscire ad arrivare a sera senza nessun genere di problema, anche perché Huawei ha implementato alcune funzioni come la Normal Smart e Ultra Saving Mode, che sono tre funzioni che permettono di risparmiare batteria. Abbiamo infine una fotocamera da 13 megapixel sulla parte anteriore, mentre quella anteriore è da 5 megapixel. Abbiamo anche una funzione molto interessante, che è la Ultra Snapshot, permette di scattare foto anche da smartphone, con lo smartphone spento, quindi estrarre la tasca dallo smartphone. Doppio clic sul tasto meno e la foto viene scattata in veramente pochissimo tempo, circa 1,4 secondi. Il dispositivo sarà disponibile a partire da fine mese al prezzo di 299 euro, prezzo consigliato. Vedremo se alcuni retailer riusciranno a vendere questo dispositivo a prezzo veramente basso, e noi speriamo di riuscire a provarlo in modo più approfondito nelle prossime settimane. Mi sento Android, questo è tutto da Antonio Russo.